ci siamo tutte! Sì, Salvo, puoi iniziare. Cugino, ma come mai questo incontro? Ora vi spiego. Intanto, do ancora una volta e benvenute ragazze nuove. Ciao ragazze. Ciao Salvo, è un onore averti qui davanti. Ciao. Vi ho convocato prima della partita per alcune raccomandazioni, ma prima vi devo fare una premessa su come funziona la scaramanzia. Ecco appunto, ma come funziona questa scaramanzia, se funziona? Oh, fai parlare il maestro. Credimi, funziona. Allora, dicevo, ma lo sapete che a voi due vi somigliate come due gocce d'acqua? Ma chi? Io e lui? Ma quando mai? Non mi somiglia per niente. Ma infatti, cugino, sono il giorno con la notte, uno sta vedendo sta somiglianza. Vabbè, io sinceramente un poco di somiglianza ce la vedo. Comunque, dicevo, come funziona la scaramanzia? Quando ci vedremo la partita, io avrò bisogno solo di una cosa, di almeno un gol del Milan. Perché questo? Perché io così vedo cosa ha influito sul gol, cosa lo ha determinato. E da quello andremo a costruire poi la strategia portafortuna per la partita. Cioè, in che senso? Noi che dobbiamo fare? Voi non dovete fare assolutamente niente, voi dovete solo guardare la partita, adesso ci penso io. Salvo, ma dobbiamo portarci, non so, tipo amuleti, cose fortunate, perché io per esempio ho una sciarpa del Milan che metto sempre durante le partite. Ma tu ci hai fatto caso se quando hai la sciarpa addosso il Milan vince? No, perché la sciarpa la indosso sia nelle vittorie che nelle sconfitte. Vabbè, tu portala che poi te la controllo. Comunque, ma se che tipo di controllo fanno? Ho capito. Pensate, no, controlla tipo un flusso fortunato, una cosa del genere. Va. Cioè, come fa? No, lui ha tipo. Ascolta, che è importante. Ascolta. Una volta determinate le condizioni che hanno portato al collo o all'evento fortunato, bisognerà ripetere quel gesto o quel determinato movimento. Ma queste cose poi ve le dico durante la partita, via via, ok? Capito? Quindi, una volta fatto gol, poi ci guida Salvo. Ah. E che succede se il Milan non segna? In quel caso non posso fare niente. Poi ci dobbiamo rivedere per ripetere la procedura. Per questo vi ho premesso che ho bisogno di almeno un gol. Meglio ancora. Ma scusa, se un porta gol fortuna è? Vittoria, cioè, se vinciamo è merito decisivo, suo, se perdiamo non è colpa sua. È un po' più complessa di come la stai potente. Mettendo tu. Inutile dirvi poi che se il Milan dovesse perdere non mi dovete niente. Ecco, parliamo un attimo di questa cosa dei soldi che non ho ben capito. Allora, come vi ho spiegato, Salvo da quest'anno ha messo la vittoria a 5.000 euro e il pareggio a 2.000. Però, ovviamente tutto diviso 4, eh. Ma visto che è la prima volta, è la prima partita per voi, ci date 200 euro a testa se pareggiamo e 500 se vinciamo. Ah, tu questo non me l'avevi detto. Dopo ne parliamo. Va bene, per me è tutto chiaro. Non vedo l'ora di alzare l'ottava. Vedrai che con Salvo alzeremo anche la nona e la decima. Mamma, senti tu mia, che mi sembri quello più normale. Ma secondo te in quanti anni potremmo superare, sì, il numero? Cerchiamo di tenerli separati a questi due, eh. Quante sono? 8 di differenza, sì, ma forse senti, una decina d'anni con Salvo ce la possiamo fare.